Buonasera, la grave piaga della violenza sulle donne è stata al centro questa mattina del convegno Donna tra diritti e sentimenti organizzato dall'associazione Palo Libera Tutti presso il Polo Universitario Imperiese. Un momento di riflessione che ha visto la partecipazione di relatori d'eccezione. Vediamo. Jackie De Luca, presidente di Palo Libera Tutti, un incontro qui all'Aula Magna con gli studenti e le studentesse, un incontro per parlare delle donne, per parlare della violenza nei confronti delle donne, tra l'altro con persone importanti, perché gli ospiti sono di tutto rispetto oggi, Jackie. Assolutamente sì, come ogni volta che organizziamo un evento, Andrea, anzi ringrazio Imperia TV perché ci sostiene veramente tanto. Sì, sicuramente oggi, in questo 25 novembre, rispetto al grande successo dello scorso anno, c'è un'utenza molto diversa, con cui è obbligatorio oggigiorno rapportarsi, maggiormente per un'associazione come Palo Libera Tutti che comunica e racconta la violenza e gli scenari di questa violenza psicologica, per poi logicamente passare anche attraverso quella fisica, che è la fase ultima di un degrado generazionale, sociale, politico-sociale. Sarà molto importante riuscire a trasmettere loro delle cose molto importanti. Uno, che cos'è la violenza psicologica? Due, è che molto spesso la si vive dentro casa, anche purtroppo attraverso delle situazioni familiari, in cui si crede che tutto sia normale e invece non lo è. Tre, che i giovani hanno il diritto di riscattarsi, sia come figli che come studenti, quando sono sommersi da determinate problematiche. E questo è quello che noi cerchiamo di fare. Lo faremo con dei relatori importanti. Ho avuto il piacere di conoscere e frequentare anche quest'estate la scrittrice, figlia d'arte Veronica De Laurentiis, inviata di Amore Criminale, che ha scritto un libro, Rivoglio la mia vita, del quale parleremo anche all'interno del programma che partirà su Imperia TV. Avremo il nostro caro magistrato della Corte di Cassazione, Domenico Chindemi. Ci avremo anche il dirigente della squadra mobile della questura di Imperia, il dottor Lo Deserto. Ognuno analizzerà dai rispettivi punti di vista tutti gli scenari della violenza dal punto di vista giuridico e sociale, ma la testimonial, la nostra Veronica De Laurentiis, racconterà la sua vita, la sua storia, passando anche per il cuore e per i sentimenti, cosa che ricredo sia oggi fondamentale per raggiungere gli altri. Veronica De Laurentiis, giornalista, scrittrice, non ha bisogno di presentazioni, oggi è qui con un libro, Rivoglio la mia vita, che già dal titolo dice direi quasi tutto, è qualcosa anche di pesante, di importante, un messaggio che va rivolto anche ai giovani, perché sembra incredibile, ma forse bisogna educare anche le donne di domani a non subire passivamente la violenza, cioè non è così scontato che ciò non accada. Hai detto esattamente la cosa più importante, e cioè l'educazione, cioè riconoscere che certi comportamenti sono comportamenti abusivi, comportamenti che noi non vogliamo accettare. Però se noi cresciamo con questo tipo di comportamento non ci rendiamo conto che sono comportamenti sbagliati. Quindi oggi penso che sia una giornata molto importante, perché parlare ai ragazzi del liceo è la cosa che mi piace di più. L'ultima volta che l'ho fatto a Foligno è stata una cosa meravigliosa, perché c'erano 250 ragazzi. Io ho parlato della mia storia, ho condiviso la mia storia, e una ragazza ha raccontato la sua violenza di cui non aveva mai parlato. Quindi, se io posso, co condividendo la mia storia, cambiare la vita di una persona, questa è una cosa meravigliosa, perché io trasformo la mia storia, che è una storia difficile, una storia, una tragedia in un certo senso, è una cosa che mi ha toccato l'anima e mi ha cambiato la vita, però la cambio in amore verso gli altri. Quindi oggi io ringrazio Jackie De Luca e la sua associazione, Paolo, Libera Tutti. Che è bellissima la similitudine, Paolo Libera Tutti. Mi ricordo quando ero bambina e giocavo a nascondino, per avermi invitato, perché io racconto la mia storia come l'ho raccontata nel mio libro, perché a me il libro mi ha ridato la vita. È stato come accendere la luce in una stanza buia. Io dico oggi alle donne che stanno subendo violenza o che hanno subito violenza, bisogna parlare, non bisogna tenersi le cose dentro come ho fatto io per tanti anni. Bisogna parlare, chiedere aiuto, ed è l'unica maniera per riprendersi la vita. Ecco, tanti anni di silenzio, anche di sofferenza, però
poi mi sento di dire però un grande coraggio, perché mettersi in gioco in questo modo, portare la propria testimonianza di un qualcosa di subito sulla propria pelle, non è così scontato, non è una cosa che accade normalmente. Bisogna superare qualche scoglio, qualche ritrosia, cioè, anche qui è un paradosso, perché la vittima sembra quasi che sia colpevole, che taccia, non si capisce bene perché, come se si dovesse vergognare di un qualcosa, mentre dovrebbe essere assolutamente il contrario, Veronica. Dovrebbe essere assolutamente il contrario. Penso che le cose stiano cambiando. Purtroppo invece le vecchie mentalità dicono che la vittima si deve vergognare. Invece chi si deve vergognare è chi ha fatto del male. Io da ragazza a 18 anni, dopo aver subito la mia violenza, sono stata zitta. Non ho detto niente, non ho denunciato e non ho chiesto aiuto. Perché? Perché mi vergognavo, perché pensavo che fosse colpa mia. Quindi il messaggio importante del mio libro e della mia condivisione della mia storia è proprio questo: parlate, chiedete aiuto, denunciate, non vi tenete tutto dentro, perché il silenzio è come un cancro che ti uccide lentamente senza che tu neanche te ne accorgi. E il libro mi ha veramente ridato la vita. E io voglio dare questo messaggio, che tutti abbiamo una seconda chance, anche le donne che hanno subito violenza possono uscirne. Se l'ho fatto io, lo possono fare tutti. Dottor Giuseppe Lo Deserto è il dirigente della squadra mobile della Questura di Imperia, anche lei oggi è relatore a questo convegno dedicato alla violenza alle donne e soprattutto ai metodi per contrastarla. Ecco, dobbiamo dire che la squadra mobile di Imperia da diversi anni ha una sezione che si occupa proprio dei crimini contro la persona. Certo, la squadra mobile è la struttura che all'interno della questura ha un ufficio a ciò preposto all'interno della squadra mobile, la seconda sezione, che si occupa specificamente di reati contro la persona e fasce deboli, e devo dire anche con molta professionalità, riconosciuta e apprezzata dall'esterno. Sono assolutamente orgoglioso di essere stato oggi invitato tra i relatori, alla presenza anche del dottor Chindemi, che insomma, oltre ad essere un magistrato di Cassazione, si è occupato più per hobby che per lavoro anche di queste tematiche, altri russi relatori e ospiti, e quindi niente, cercheremo di dare il nostro contributo evidenziando quella che è l'attività che la Polizia di Stato e le forze dell'ordine anche più in generale pongono in essere in presenza di situazioni di abusi, di femminicidi o comunque di violenza di genere. Sentiamo ora un'analisi sul significato di questa giornata contro la violenza alle donne da parte di Laura Amoretti, consigliera di parità della provincia di Imperia. Laura Moretti, consigliera provinciale di parità, oggi tante le iniziative contro la violenza sulla donna, da parte sua anche un messaggio un po' controcorrente, non vestito rosso ma vestito giallo, perché? Assolutamente, oggi ho scelto il giallo, l'ho anche scritto in diversi comunicati. Il rosso no, il rosso è segno di violenza, simbolicamente è l'uomo che nell'arena cerca di dominare il toro, di dimostrare la sua supremazia o viceversa. Oggi ho voluto invece segnare il giallo con la vita, anche perché molti, una ragazzina oggi mi disse: sì, ma il rosso è anche il segno dell'amore. No, oggi non si può parlare di amore, non si può parlare di amore dove esiste la violenza di un uomo che, per dimostrare, a mio parere, una propria inferiorità, distrugge la donna nell'anima e nel corpo. Quindi io segno il giallo oggi per sposare tutte le iniziative che saranno ancora in corso per tutta la settimana. Ho sposato il colore giallo perché il giallo è la luce, è l'energia e soprattutto è la voce che oggi più che mai dobbiamo ricordare di tutte quelle donne vittime, delle donne che non ci sono più ma che rimarranno per sempre nei cuori delle persone che veramente l'hanno amata, di un amore vero. E il segnale che oggi col giallo vorrei dare a tutte le donne, soprattutto le giovanissime donne, è quello che noi siamo padroni di noi stesse, nessuno è padrone del nostro cuore, nessuno è padrone del nostro corpo, e per essere padrone e finalmente libere da qualsiasi dominio dobbiamo dimostrare la nostra libertà creando sempre più che mai e difendendo la nostra autonomia. In cerca magari possibilmente dell'amore, quello vero. Assolutamente, l'amore è quello vero, che è fatto di due persone che amano,
non di due persone che odiano, di due persone che si rispettano nell'essere meravigliosamente diversi, perché la bellezza dell'essere uomo e dell'essere donna è essere diversi, come essere donne diverse, come essere uomini diversi, è il rispetto, deve partire tutto dal rispetto della diversità, perché sennò non si può parlare di amore se non ci si rispetta per tutti i pregi e i difetti che ognuno di noi ha. È stato firmato stamani in comune a Sanremo il protocollo operativo del Centro Provinciale Antiviolenza, al quale hanno aderito 34 partner. Il documento ha lo scopo di permettere lo sviluppo di strumenti di collaborazione e sinergie operative per favorire il contrasto alla violenza sulle donne e sui minori. Vediamo. Oggi 25 novembre è una giornata molto importante per la lotta contro la violenza alle donne, è così? Sì, esatto, oggi è il 25 novembre, è proprio la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e proprio in questa data mi è sembrato significativo stilare questo protocollo che vede 34 realtà tutte unite con un unico scopo. La firma del protocollo operativo in comune a Sanremo ha lo scopo di permettere lo sviluppo di strumenti di collaborazione e sinergie operative per favorire il contrasto alla violenza sulle donne e sui minori, per sensibilizzare il territorio a rispetto delle persone, per aiutare la collettività ad acquisire consapevolezza del valore e della dignità della specificità femminile, nonché per disciplinare i rapporti tra i soggetti sottoscrittori con la convinzione che solo lavorando in sinergia e facendo rete si possa contrastare efficacemente il fenomeno della violenza di genere. Si può fare di più? Sì, certamente si può e si deve fare di più. La violenza gran parte è endofamiliare, esiste una violenza fisica, ma molto soffusa è la violenza psicologica, quindi dobbiamo dare forza a queste donne perché si ribellino, perché escano allo scoperto, perché siano tutelate. Le vittime della violenza, a chi devono rivolgersi? Una donna si può rivolgere agli sportelli, abbiamo 3 sportelli nella nostra provincia, uno presso i servizi sociali del comune di Ventimiglia, uno presso i servizi sociali del comune di Sanremo e uno in corso Matteotti 138 a Imperia. Questi sportelli sono a disposizione, ci saranno delle persone pronte ad accogliere, daranno ascolto, daranno indicazioni, daranno supporto. Qualsiasi tipo di supporto, che va dal supporto medico al supporto psicologico a quello di legislativo, quindi la tutela con un avvocato o addirittura anche la tutela fisica, quindi un ambito di protezione, una casa di protezione, un supporto per la donna e per i propri figli. Il Centro Provinciale Antiviolenza dal 1 luglio di quest'anno non è più gestito dalla provincia, bensì dal Comune di Sanremo, che coinvolge nuove realtà nella lotta contro la violenza, tanto da raggiungere 34 partner firmatari. In questo modo sarà possibile dare una risposta omogenea e più forte in tutta la provincia. Signor Sindaco, il significato di questa firma? Beh, un significato importante, un significato forte, dove voglio dire ci sono 34 associazioni insieme alla provincia, insieme voglio dire ai comuni dei distretti sociosanitari, abbiamo voglio dire, come i carabinieri, la questura, la prefettura, cioè oggi un giorno importante perché siamo tutti uniti per questa giornata di violenza contro le donne, che non deve essere ovviamente solo questa giornata, ma insieme bisogna per tutto l'anno sostenere queste associazioni affinché, voglio dire, nascano delle iniziative. Su questo ci sono 3 sportelli oggi presenti, si lavorerà in sinergia e si daranno, voglio dire, grazie anche a tutti i volontari che lavorano, delle risposte. Molti gli appuntamenti in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che hanno preso il via nei giorni scorsi con le fontane di color arancione per dire no alla violenza sulle donne e che si svolgeranno sino a sabato 28 novembre in provincia di Imperia. Questa mattina la fontana di Piazza Dante ad Imperia si è colorata di arancione, un'iniziativa dello Zonta Club di Imperia in sinergia con il Comune per celebrare l'odierna giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In serata alla Biblioteca Leonardo Lagorio, altro importante appuntamento con la presentazione del libro Sono io che l'ho voluto di Cintia Collu.
Un uomo di 34 anni stamani si è tolto la vita all'interno del proprio appartamento ad Arma di Taggia. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e la Croce Verde da Sanremo. Ancora ignote le cause del disperato gesto, sul quale stanno indagando i carabinieri. All'arrivo dei soccorsi, nonostante i tentativi di rianimazione per il 34enne, non c'era più niente da fare. La Polizia di Stato all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ha arrestato un cittadino pakistano che stava per imbarcarsi su un volo di linea Palermo-Parigi. L'uomo, Temur Aslam, 25 anni, è stato intercettato dal personale Digos e della frontiera aria durante le procedure di accettazione dei passeggeri diretti all'aeroporto di Parigi. Dal controllo è emerso che il pakistano era da tempo presente in territorio Schengen grazie a documenti falsificati e all'uso di almeno due alias a partire dal 2011. In questo modo aveva fatto la spola tra Italia e Francia. Già nel 2011, attraverso la frontiera di Ventimiglia, è risultato essere stato riammesso passivamente in Italia dalla polizia francese ed era stato oggetto di un provvedimento di espulsione dal prefetto di Imperia. È in programma domani alle ore 20:30 presso il Palafiori di Sanremo un corso di autodifesa per cittadini contro abusi subiti dagli enti pubblici. L'evento è organizzato dalle associazioni Mattuzia Nostra e Avvocato in Famiglia. L'ingresso è libero. Vediamo. Un corso di autodifesa perché? Il corso di autodifesa è una necessità per i cittadini che subiscono giornalmente le angherie dalle amministrazioni pubbliche, da enti quanto Equitalia, dalle banche, dalle bollette stratosferiche. È un servizio di conoscenza delle proprie responsabilità nei confronti dell'amministrazione. Dove si svolgerà questo corso? E tutta la cittadinanza naturalmente è invitata? Tutta la cittadinanza è invitata, il corso è gratuito, si terrà giovedì sera alle 8:30 presso il Palafiori, nella sala Ranuncolo. Vi aspettiamo numerosi, è gratuito, siete invitati a venire a conoscere le vostre opportunità di difesa, quindi vi spiegheremo e vi daremo modo di capire che non siete più sudditi ma siete cittadini con i propri diritti. Questa è un'iniziativa nata in collaborazione con l'associazione Mattuzia Nostra, è così? Sì, certo, Mattuzia Nostra, essendo un movimento civico al servizio dei cittadini, non poteva che essere felice e onorata di presentare questa iniziativa in collaborazione con l'Associazione Avvocati in Famiglia. Abbiamo fatto quest'ultimo weekend due giorni di gazebo, dove abbiamo presentato appunto l'iniziativa. La gente ha risposto in maniera fantastica, anche perché chiaramente sono problematiche che toccano tutti, quindi la gente si è avvicinata, ha chiesto e sono sicuro che giovedì sera ci sarà una risposta importante da parte della cittadinanza. Questa mattina ad Imperia si è svolta la terza edizione della giornata di Confcommercio Legalità Mi Piace, un'iniziativa di contrasto ai fenomeni criminali che, alterando le regole del mercato e danneggiano le imprese, riducono la competitività del sistema produttivo. Il servizio. Un accordo importante che noi abbiamo fortemente voluto, perché la tutela della sicurezza dei nostri operatori in un momento soprattutto di contesto geopolitico mondiale di estrema crisi è estremamente importante. Noi dobbiamo tutelare le nostre imprese per i fenomeni di illegalità diffusa, quelli che sono le truffe, le pressioni di usuraggio, piuttosto che malversazione, piuttosto che furti. Ma nel contempo dobbiamo preoccuparci di mantenere la sicurezza in senso generale delle nostre città, perché in un contesto di tranquillità e di sicurezza, torno a ripetere, le nostre imprese possono ben lavorare e prosperare. In un momento invece di assoluta precarietà determinata da fattori esterni, dall'attività dell'impresa, è difficile fare affari.
Beh, siamo sui livelli che caratterizza tutto il nord Italia. Per quanto riguarda la microcriminalità, non particolarmente allarmante, anche se ci sono delle situazioni che vanno attentamente monitorate per evitare che la crisi si aggravi. Molto è legato alla capacità dell'operatore economico di rapportarsi con le istituzioni e di denunciare tempestivamente quello che sta subendo. E, ovviamente magistratura e forze di polizia da sole non sono capaci di contrastare il fenomeno se non c'è la collaborazione dei diretti interessati. Protesta in consiglio regionale da parte dei vigili del fuoco. Dopo due scioperi è stata ora chiesta un'integrazione con la regione Liguria perché la macchina del soccorso non è ritenuta abbastanza efficiente. In consiglio hanno espresso le varie problematiche lavorative del settore. Vediamo. È un atto, diciamo, finale di un percorso di lotta che abbiamo intrapreso più di un anno fa con due scioperi in piazza a livello regionale in cui abbiamo dimostrato che comunque la macchina del soccorso non è più efficiente come sembra. Basti pensare che durante l'ultima alluvione a Genova c'erano più di 400 interventi in coda dopo tre giorni dall'evento. Quello che chiediamo noi è un'integrazione tra Vigili del Fuoco e Regione Liguria e devo dire la verità che dopo l'audizione che è avvenuta in quarta commissione in Consiglio regionale la classe politica ha preso atto di quella che è una sofferenza del Corpo Nazionale, di quelli che sono stati i tagli inflitti comunque in modo bieco, cieco su tutta la componente dei Vigili del Fuoco con una parola che è stato riordino, che detta il numero degli operatori sul territorio non in base al rapporto tra cittadino e soccorritore ma in base è un concetto che non ci appartiene, la produttività del soccorso. Quindi ai genovesi e ai liguri diciamo, speriamo che arrivino altre alluvioni, i vigili del fuoco saranno più numerosi, se non ci saranno alluvioni i vigili del fuoco saranno inferiori e quindi non potremo dare più una risposta. Le risposte non ci sono, perché abbiamo un pompiere ogni 13-14 mila persone in Liguria. Stiamo parlando di un problema di sicurezza che va comunque al di là di quello che è un aspetto prettamente economico, perché a noi ci interessa principalmente e purtroppo è per questo che guadagniamo veramente 4 scudi, perché 1300 euro è uno stipendio inaccettabile per chi rischia la vita tutti i giorni, ma principalmente ci interessa la nostra sicurezza e di conseguenza la sicurezza dei cittadini. Noi facciamo parte, l'Italia fa parte della comunità europea. Tutti i politici quando parlano di comunità europea parlano di spending review, di tagli alla spesa pubblica e tutto quello che concerne sempre spingere l'acceleratore su quello che è togliere i diritti dei lavoratori e ai cittadini. In Europa i pompieri sono presenti uno ogni 1000 abitanti, in Italia siamo uno ogni 15.000 abitanti. E a Genova? A Genova abbiamo 162 pompieri presenti in tutta la Liguria. A Genova sono 63 pompieri tutti i giorni presenti nella provincia di Genova. Basti pensare che quando c'è un'allerta meteo non c'è nessun tipo di azione preventiva. Abbiamo un apparato burocratico che blinda tutto quello che sono le risorse economiche da poter spendere per dare un risultato ottimale a quello che è la richiesta del cittadino. Il nucleo sommozzatore di Spezia, grazie al riordino, è chiuso definitivamente e abbiamo i sommozzatori di Genova che devono fare interventi su oltre 400 km di costa. Ieri, non per ultimo, il soccorso nautico in Liguria era presente un'unità a Genova e un'unità a Spezia, perché gli altri erano chiusi per mancanza di personale. È inaccettabile. E chiediamo alla Regione di prendere coscienza tramite gli due ordini del giorno che sono stati presentati dal Movimento 5 Stelle e dal PD, chiediamo integrazione tra la Regione e i Vigili del Fuoco, perché i rappresentanti dei cittadini devono prendere coscienza innanzitutto di un disastro idrogeologico non risolvibile in tempi brevi, dove l'unico elemento che può risolvere in tempi brevi è una richiesta, è un servizio di soccorso efficiente. Arriva una bocciatura per il piano casa della regione che verrà portato in consiglio regionale dall'assessore all'urbanistica Marco Scaiola il prossimo 15 dicembre. Il disegno di legge ha infatti ricevuto parere negativo dal Consiglio delle Autonomie Locali questa mattina al termine di una riunione infuocata e finita 10-13 con i voti contrari dei territori di Genova, Savona, Imperia e della Spezia. Insomma, le autonomie locali nel loro consiglio più ampio affossano la legge cementificatrice della maggioranza di destra. Ad annunciarlo è il gruppo in regione Liguria del Partito Democratico. Massimo Giuffra, già presidente della Confcommercio della zona Armatagia e membro della giunta provinciale, è stato eletto presidente dell'ALAC, l'Associazione Liberi Amministratori Condominiali. Scopi dell'associazione sostenuta dalla Confcommercio sono l'approfondimento e la diffusione della cultura degli amministratori di condominio professionisti.
Il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere del Partito Democratico Pippo Rossetti ha chiesto la riattivazione del tavolo sull'autismo entro dicembre. La richiesta è giunta dopo l'approvazione all'unanimità di un ordine del giorno sugli interventi per l'autismo in Liguria, in cui vengono definite alcune priorità, tra le quali appunto la riattivazione del tavolo regionale sull'autismo, un soggetto che tra i suoi primi interventi dovrà stabilire una collaborazione tra ASL, associazioni, famiglie ed enti accreditati sui temi come formazione e lavoro. Sono stati nominati dal sindaco di Andora, Mauro De Michelis, i 19 nuovi consiglieri con delega alla cultura, allo sport e all'ambiente. Hanno 10 anni e sono gli alunni delle classi quinta della scuola elementare K di Molino Nuovo di Andora, che hanno visitato gli uffici comunali, intervistato il sindaco e ricevuto dal primo cittadino gli attestati con le deleghe ed un compito specifico da realizzare. Si tratta di un appuntamento che si svolge ogni anno, una sorta di lezione di educazione civica in cui i ragazzi conoscono il funzionamento della macchina comunale parlando direttamente con gli impiegati e gli amministratori. Prove di allerta arancione nei comuni di Vado Ligure, Arenzano e Quigliano. Per la prima volta questa mattina dalle 8 alle 15, dopo l'entrata in funzione del nuovo sistema di allerta basato sui colori giallo, arancione e rosso, tre comuni liguri hanno simulato un'allerta arancione, messo in campo tutte le misure di salvaguardia e autoprotezione necessarie, così come previsto dai piani di emergenza. Rinvio a giudizio per Beatrice Cozzi Parodi, accusata di frode fiscale. Secondo l'accusa, a seguito di un'indagine portata avanti dalla Guardia di Finanza, l'imprenditrice avrebbe omesso di dichiarare al fisco 6 milioni di euro. L'inchiesta ha puntato la lente di ingrandimento su una serie di operazioni attuate con società riconducibili alla Parodi. Ed ora facciamo una piccola pausa, fra poco. La Green Economy è al centro di una serie di nuovi corsi tenuti dall'ente di formazione del Circolo Parasio. Si aprono quindi nuove opportunità legate al territorio. A parlarcene è stato Giacomo Renieri. Giacomo Renieri, Parasio Formazione, questo ente imperiese che appunto si occupa di formare giovani per il lavoro, appuntato anche all'entroterra, al territorio del Parco delle Alpi, alla Green Economy se vogliamo, insomma degli obiettivi particolari. Un corso interessantissimo che si concluderà con un bellissimo convegno venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la Biblioteca Civica del Comune di Imperia. Questo è stato un bando regionale dove Parasio Formazione ha fatto l'ente capofila, ma ha visto coinvolti numerosissimi soggetti, che non elenco perché potrei mancare dimenticarne qualcheduno e non sarebbe giusto, però ha coinvolto la provincia di Imperia, la provincia di Savona, le realtà produttive della provincia di Imperia e di Savona, il parco delle Alpi, aveva come obiettivo quello del, io lo traduco semplicemente in iniziative per il risparmio energetico, ma quello che ritengo sia ancora più importante, avendo avuto il piacere di, come assessore provinciale per alcuni anni, di seguire quelli che erano le progettualità, gli obiettivi che la formazione si prefiggeva, abbiamo conseguito anche questo risultato, cioè non solo fare il corso, ma dare anche l'opportunità vera di occupazione, perché spesso e volentieri ci sono corsi che poi non si traducono in altrettanti posti di lavoro. Noi con questo corso che andremo a discutere, a presentare, a dibattere venerdì, possiamo già sin d'ora, che non è ancora, si può dire, completamente terminato, dire che due degli studenti che frequentavano il corso su 12 sono già occupati, quattro
si sono aperti una loro attività impropria e ci sono buone aspettative per gli altri sei per trovare una giusta occupazione. Credo veramente un risultato positivo per un corso che questo obiettivo aveva. Tempo di Svalutation, lo spettacolo dedicato alla carriera artistica di Adriano Celentano, approda al Teatro Ariston di Sanremo. Il concerto è in programma il prossimo 4 dicembre, avrà anche una finalità benefica. Il ricavato sarà infatti devoluto alla Lega Italiana per la lotta ai tumori. Sentiamo. Nuovo appuntamento con Tempo di Svalutation. Questa volta ci sarà una finalità molto importante, tra l'altro. Sì, dopo un anno, visto che ci siamo visti un anno fa per presentare il primo spettacolo, che era quello di Bordighera, approdiamo questa volta in un teatro molto più importante che l'Ariston di Sanremo e abbiamo deciso di legare questa iniziativa e legarci alla Lilt. Quindi tutto l'incasso andrà devoluto a favore della Rinascita Lilt, che è una costola praticamente della Lega Tumori, che lo adopererà appunto per comprare tutto il necessario per il nuovo centro specialistico di Sanremo per la diagnosi e la cura del cancro al seno. Beh, questa volta Teatro Ariston sarà una bella sfida. Beh, insomma, quando ci è stata offerta questa opportunità ho detto ai ragazzi: non possiamo perdere questa occasione, anche perché la prima cosa che ho detto è che tutti, quando c'è il Festival di Sanremo, qualsiasi big della canzone che intervistano dicono: l'importante è poter essere all'Ariston, non quello che portiamo, ma esserci. E noi questa volta ci siamo e questa ci riempie di orgoglio. Un teatro con un palco importante anche come spazi, come sarà riempito? Sarà riempito, speriamo, il più possibile. Noi ce la mettiamo tutta, è molto emozionante pensare poi soprattutto chi è passato su quel palco, soprattutto per me che devo fare Celentano e lui lì è praticamente nato su quel palco, perciò è una grande responsabilità. Sarà più difficile cantare all'Ariston? No, difficile no, perché non ho questo problema della difficoltà, è che tutto l'insieme crea una certa emozione, questo sì. Ci saranno i balletti di contorno? Sempre, assolutamente, la coreografia è sempre la stessa, anzi i balletti saranno nuovi, per noi è una sorpresa perché non li abbiamo ancora visti all'opera, però insomma abbiamo piena fiducia dei ragazzi, come io ho piena fiducia in tutti loro, assolutamente. E tutto questo sempre grazie a loro, perché, ripeto, è veramente il nostro clown meraviglioso. Si era partiti così per divertirsi, quasi per scherzo, ora il tutto sta assumendo una dimensione insomma più forte. Sì, ci ha incastrati, devo ammetterlo. Siamo partiti per gioco, abbiamo detto il suo sogno di una vita lo facciamo una volta e poi mai più. Il giorno dopo averlo fatto una volta c'era tanta voglia di andare avanti. Ci sono tolti tante soddisfazioni, siamo stati a Ferragosto, a Diano Marina, abbiamo fatto teatri, piazze. E insomma, speriamo l'anno prossimo di crescere ancora. E questo appuntamento è sicuramente l'inizio di un percorso importante. Ricordiamo la data? Il 4 dicembre al Teatro Ariston. Cosa direbbe Celentano per invitare tutti a questa serata? È che il pubblico è sempre presente per le cose giuste e questa secondo me è una cosa molto giusta. Perciò viva Tempo di Svalutation.
Domani mattina alle 10.30 nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue avverrà la presentazione ufficiale di Natale Sostenibile, il progetto che prevede la partecipazione di circa 400 bambini appartenenti a 35-40 classi fra materne e primarie. Il progetto, curato dall'assessorato all'ambiente, rientra nell'attività di educazione al riciclo. Sarà presente infatti l'assessore Eugenio Nocita. Sabato a Genova alle 14 presso il Teatro della Gioventù si terrà il convegno dedicato al tumore al seno e Breast Unit, organizzato dall'assessorato alla sanità della regione Liguria in collaborazione con Europa Donna Italia, un'associazione presente in 47 paesi che da 20 anni si occupa di prevenzione e sensibilizzazione sulla cura del tumore al seno. Domani alle 12.30 nel Salone del Consiglio della Camera di Commercio di Genova l'assessore regionale allo sviluppo economico e all'innovazione Edoardo Rixi premierà i vincitori di Smart Cup Liguria 2015. Giunto alla terza edizione, si tratta del concorso di idee imprenditoriali innovative promosso dalla Regione Liguria e coordinato da Filse, aperto ai ricercatori interessati a sviluppare una propria idea di impresa e neoimprenditori che abbiano da poco avviato una nuova realtà. Venerdì alle 18 a Sanremo, nella Federazione Operaia di Via Corradi, si terrà un incontro organizzato dal Partito Democratico sulla riforma della pubblica amministrazione. La relazione introduttiva sarà a cura dell'onorevole Andrea Giorgis della Commissione Affari Costituzionali, Camera dei Deputati. Interverranno anche la senatrice Donatella Albano, membro della Commissione Antimafia, il presidente della provincia di Imperia, Fabio Natta, l'assessore comunale sanremese Costanza Pireri e il segretario provinciale del PD Pietro Mannoni. Sabato dalle ore 10 alle 13 nella sala consigliare del comune di Ventimiglia si terrà un incontro pubblico di informazione per mettere in atto una strategia collettiva per salvare le palme monumentali prima che scompaiano definitivamente a causa del punteruolo rosso. L'incontro è promosso dal collettivo Mediterraneo. Fino al 31 gennaio la Galleria d'Arte Moderna di Via Capolungo a Genova Nervi ospiterà la mostra Rossella Gilli, Il volo della mente, la leggerezza del viaggio. L'esposizione, curata da Fortunato D'Amico e Maria Flora Giubilei, raccoglie circa 50 opere fra dipinti, sculture e gioielli dell'artista milanese, allieva di Pierluigi De Vecchi e di Mina Gregori. L'evento è realizzato con il sostegno di Banca Carige S.p.A. e rappresenta l'avvio di nuove modalità di partnership con cui Carige punta a favorire la valorizzazione dei poli di cultura dell'eccellenza presenti sul territorio. Ed ora vediamo la consueta pagina dell'appuntamento di Riviera Eventi, poi vi lascio con le notizie che riguardano l'autostrada dei fiori. A fra poco. Questi cantieri in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Savona confine di Stato da lunedì 23 a venerdì 27 novembre. In direzione Francia, carreggiata nord, tra Andorra e San Bartolomeo al Mare, cambio di carreggiata per lavori di messa in sicurezza della galleria Colle Dico, da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Armaditaggio e Sanremo, cambio di carreggiata per il rifacimento dreno alla galleria Moretti, da lunedì a venerdì anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Sanremo ed Armaditaggio, carreggiata a doppio senso, per lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì a venerdì anche notturno.
tra San Bartolomeo al Mare ed Andora, carreggiato a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta da lunedì a venerdì, anche notturno. E veniamo alle previsioni meteo a cura di Arpal Meteo Liguria. Domani è giovedì 26 novembre, giornata molto ventosa ma soleggiata, con qualche nube residua al mattino sui rilievi e qualche velatura a fine pomeriggio. Umidità sui valori bassi, venti forti dai quadranti settentrionali su centro e ponente, raffiche fino a 80-90 km orari. Mare molto mosso a ponente, mosso a levante. Segnalazioni della Protezione Civile, venti forti settentrionali. Dopodomani, venerdì 27 novembre, giornata di sole resa più gradevole nel pomeriggio dall'attenuazione dei venti. Umidità sui valori bassi, venti al mattino ancora forti settentrionali con raffiche fino a 60-70 km orari. Decisa attenuazione da metà giornata. Mare in calo sotto costa fino a poco mosso. Segnalazioni della Protezione Civile, venti forti settentrionali al mattino. Prima di lasciarvi vi ricordo il nostro sito internet www.imperiatv.it, la nostra pagina Facebook, Twitter e l'app da scaricare per i telefonini. È proprio tutto, arrivederci e buona serata.